settore, che è molto interessante vedere come alcune settimane fa qui stesso si parlava di un tentativo di fare una poesia non assertiva, e qualcuno diceva: non è possibile che una poesia possa essere non assertiva. È bello vedere come la voce di Martina cambi dalle poesie che ci sono in Estensione del Tempo a questo inedito, e come la sua voce sia assolutamente, per quanto riguarda Estensione del Tempo, non assertiva, con una poesia che non può essere altrimenti che assertiva. Quindi vada in frizione, in annullamento, materia antimateria, testo e voce, mentre quest'altro diventa voce assertiva sul testo assertivo. Quindi è abbastanza bello vedere come cambia la voce, come è cambiato anche il lavoro sul testo, che questo è un testo al verso molto più lungo, non lo vedevo ma lo sentivo, in confronto ai testi che ci sono in Estensione del Tempo, e anche più denso, come proprio con struttura, la rarefazione che si portava dietro la sua voce nei testi di Estensione del Tempo, qui è diventata invece addensamento, coagulo, e molto probabilmente è, come dire, uno spiazzamento da quello che conosciamo e che è presente in quel libro a quest'altro. Ma io, come riflessione, invece posso dire che l'ultimo testo che lei ha letto... No, non sono d'accordo. Ma sì, fatto meglio. Vorrei vedere. Parliamo. Io dico questo, che l'ultimo testo è molto poematico e sarebbe piaciuto a una Patrizia Vicinelli o a Rosaria Lorusso, che dicono che le cose anche più belle scritte da donne nel Novecento sono queste poesie di tipo poematico, e lei parla di una nuova epica femminile, per cui l'assertività, Sergio, qui ci va anche nel poematico. E comunque lei sviluppa un discorso che comunque già in Estensione del Tempo c'è, un discorso universale. Infatti io stavo dicendo che la voce di Estensione del Tempo è assolutamente non assertiva, o tende a, soprattutto nel momento in cui lei si leva il supporto musicale, perché il supporto musicale secondo me dona alla voce di Estensione del Tempo, quando lo performa, la parte, diciamo così, di assertività che c'è già nel testo. Invece in questo modo abbiamo visto in realtà come ci sia questa specie di ipotetica, nel senso di mia ipotesi, di divaricazione tra i due entità. Se poi conviene. Ma è difficile. La voce è l'entità testa. Sì, è una voce rara fatta in estensione. Ah, scusate, l'abbiamo sentito, cioè, non vorrei dire. Enzo, perché non sei d'accordo? Dai, sentiamo Enzo. Il discorso sarebbe molto lungo, intanto ci sarebbe da intendersi su poesia assertiva e poesia non assertiva. Io immagino che Sergio si riferisse a Giovenale, perché Marco è stato qui poco tempo fa, correggimi se sbaglio, insomma. E la poesia non assertiva di Giovenale non è tanto legata alla veicolazione orale quanto alla scrittura in sé, perché è fratta di suo la scrittura di Giovenale. Come tutti quanti hanno detto che non è così. E questo incide tantissimo, perché in realtà tu stavi parlando di voce rarefatta, no? E quindi la rifatta e non assertiva per quanto riguarda Estensioni del Tempo. Ma Estensioni del Tempo è assertivo, perché non è assertivo? Cioè, al di là della... Dipendo su quello che stai dicendo, cioè la voce, testo. Voce, testo. Sono due cose che in questo momento, quando si incontrano in Estensioni del Tempo, creano, possiamo definire, antimateria. Ok? Quindi una materia altra, ok? Vogliamo arrivare a questo? No, andiamo avanti fino a domani con materia di materia. È anche un fatto molto più semplice, che quando un autore legge un inedito la prima volta in pubblico non ne ha modulato la voce. No, comunque, in conseguenza, comunque Sergio ha avuto l'intuizione del verso lungo, sì, ma è quello che ha inciso, secondo me. È quello che ha inciso nell'apparenza di assertività o di non assertività del testo, come no? No, io vorrei chiedere a Martina, no, se c'è stata una crescita, un cambiamento tra la scrittura di Estensione del Tempo e Cotone, quello che ci aspetta. C'è un lavoro diverso
sulla lingua, sulla scrittura soprattutto. Dici, raccontaci. Sì, Cotone nasce in realtà 10 anni fa. E poi viene scritto, riscritto, sovrascritto, rielaborato, ritrovato, riscoperto, odiato, riamato, per cui è difficile dargli una collocazione temporale. Potrebbe essere precedente, potrebbe essere successivo. È un'eternità a venire che deve ripassare dall'inizio. Esatto, e quindi io però è vero, ho delle mie caratteristiche, ma allo stesso tempo non voglio fossilizzarmi su una forma che chiamerei fossa, e quindi conoscendo i miei limiti, conoscendo quello che mi piace, quello che mi colpisce, cercando di crescere, ci provo. E poi vedremo, insomma. E vorrei ringraziare tutti per essere venuti qua, per l'attenzione. Se ci sono altre domande, volentieri. Cosa nutre la tua poesia? Cosa ti nutri? Che tu è... Qualsiasi cosa, cioè la risposta in realtà. Nel senso del tempo, non so, l'eternità mi viene in mente il discorso che fa Severino, l'amore Severino sul tempo. Sì, però non necessariamente. Io assorbo come una spugna da qualsiasi cosa. Può essere appunto un'altra poesia, un poeta, un tema, un'ossessione che mi viene in un certo periodo, Menzo lo sa. Un film, una musica, per cui poi non ho una progettualità all'inizio, poi do un ordine, si dà un ordine, cerco di estrarre l'ordine che è nato. In questo senso io mi voglio togliere, cioè, qualcosa che nasce, il mio compito è darle il tempo e lo spazio e estrarla dalla confusione che c'è intorno, dai sentimenti, dalle parole inutili, da alcune convinzioni, timori, paure, insomma, estrarla, pulirla e lasciarla libera. Se non ci sono altre domande, vorrei ringraziare tutti voi, Loredana e Enzo, che fanno parte insieme a me di questo libro, il premio Giorgi, quindi Marinella Polidori che è qui, Enzo anche perché ha creduto in me per primo, e mi piace questo fatto, sono contenta che Sergio abbia accettato che fossimo qui tutti e tre, in realtà nel libro siamo 5. Mi è piaciuta questa cosa corale, spero che sia piaciuta anche a voi, e basta, grazie. Io mi tocca l'obbligo di nuovo di ringraziare IBS perché ci ospita da 5 anni come rassegna e continua ad avere fiducia in questa rassegna.